Diciamo che la cosa più bella è sempre la pallavolo che crea delle grandi amicizie e ci porta in giro per il mondo. E tu sei un esempio, vero? Non riesci a stare senza pallavolo. Diciamo che, cioè, guarda, ho vissuto con la pallavolo da quando avevo 9 anni e quindi diventa una droga che rimane attaccata al tuo corpo e fai fatica a volte a lasciare stare. E ogni tanto dico e smetto, ma alla fine non riesco mai. È come una calamita. E quindi questo spirito, questa voglia sempre di fare qualcosa pallavolisticamente, mi piace, mi entusiasma. Io ho iniziato a giocare a 9 anni. I miei genitori ci tenevano tanto a che io andasse all'allenamento, che mi impegnasse. Quindi vuoi dire proprio che ho faticato, mi sono impegnata tanto, ho pianto, ho gioito, si dice. Sì, Sì. Però guarda, credo che per me questa è stata, la pallavolo è stata quella che mi ha dato tutta la possibilità comunque di uscire da Cuba e di comunque dare una mano ai miei genitori e tutta la mia famiglia. E sono fiera di questo e lo rifarei ancora altre volte. ci sarai al Gen Camp quest'estate, Dio vuole, se naturalmente se tutto andrà come deve andare, avremo il piacere di stare insieme, vero? Ne abbiamo già parlato, quindi Sì, e staremo più possibile insieme. sicuramente Tai ci ha detto che sarà sicuramente, diciamo appunto al campo a Marina di Carrara, e verrà a trovarci a Marina di Carrara, sarà a cavallo per 2 settimane, quindi vedrà i bambini una Dal settimana. primo al 9. Ecco, assolutamente. Poi ci vediamo assolutamente in Puglia, Basilicata, e poi cerchiamo di fargli fare anche un salto maggiore, anche se per il momento penso avrà ricominciato la preparazione, ma siamo vicini. Un giorno un saluto alle ragazze a fine Sì. agosto, diciamo, dai, assolutamente. Francesco, stai tranquillo, te la portiamo anche a Salso Maggiore. Ce la portiamo. Adesso mi organizzo, adesso prendo agenda e inizio a scrivere, così riesco ad accontentare tutti. Sei troppo richiesta, ti vogliono tutti bene. Vedi che Salso Maggiore è un camp strepitoso, assolutamente. Poi, come sappiamo, si mangia bene. Allora, l'ultima domanda. Adesso io continuerò ad allenarmi, a fare fisico, in modo che quando vengo ai camp posso comunque giocare insieme a loro. Ah, che hai bisogno di allenarti, giustamente. Quindi, Sì. giustamente. Qui sono tanti saluti, tu li leggi che arrivano qui. Questo è un momento di simpatia con Indre, sono Kite al camp giù in Puglia. Anche Indre è molto simpatica, una ragazza veramente brava. Sì. Senti, la domanda che devo farti, quindi per forza dire belle cose, se no mi offendo. Una domanda che facciamo a tutti i nostri amici. Dai Agüero, perché il Gen Camp, la famiglia del Gen Camp è così speciale? Perché ti piace venire al Gen Camp? Perché un bambino, una bambina deve venire al Gen Camp? Perché siete molto accurati nel vostro lavoro, perché quello che fate lo fate molto bene, con cura, siete ben organizzati e questo mi piace molto perché non tutti i camp sono organizzati come i vostri. No, grazie. Quest'anno devo dirti che, tra l'altro, ne parleremo nella prossima live. Abbiamo fatto una partnership oltre con la Sabino del Benevole Scandicci, di quella della sciarpa alle mie spalle. Abbiamo fatto anche che sono i nostri partner ormai da 5 anni, la partnership anche per la Superlega. Avremo un partner sezionale che è la Modena Volley maschile. Quindi, tra l'altro, le ragazze e i ragazzi che verranno al camp potranno giocare proprio, dai, questa è la novità, sul Taraflex di Modena, sul Taraflex, quello dove giocano il campionato della Sabina del Bene. Quindi è un'esperienza unica, perché per un bambino giocare sul Taraflex dove giocano i campioni è bellissimo. E ti dico, noi ci teniamo tanto. C'è un tuo ex allenatore, un tuo caro amico anche qui che ti saluta, Enrico Barbolini. Ciao Enrico, ciao, No. ci vediamo là. E devi dire che, cioè, tra le altre persone eccezionali, no, comunque ti ringrazio per i bei complimenti, le parole bellissime, anche noi ti vogliamo male di bene, però ci fa piacere che si senta tutto l'ambiente, tutta l'atmosfera che è serena, che lavoriamo con serenità, che cerchiamo di regalare a tutti i ragazzi e le ragazze che vengono un'esperienza bella, che si portano a casa e che l'aiuti a crescere.